L'amore cristiano è concreto, ha detto il Papa nell'omelia della Messa del mattino. L'Apostolo Giovanni, nella prima lettura, ci parla con una parola che la ripete, rimanere. Tante volte ci dice che dobbiamo rimanere nel Signore e anche ci dice che il Signore rimane in noi. E va avanti, dice che la vita cristiana è proprio rimanere. Questo doppio rimanere, noi in Dio e Dio in noi. Questa è la vita cristiana. Non rimanere nello spirito del mondo, non rimanere nella superficialità, non rimanere nella idolatria, non rimanere nella vanità, no, rimanere nel Signore. E Lui contraccambia questo, e Lui rimane in noi. Ma prima rimane Lui in noi. Tante volte lo cacciamo via e noi non possiamo rimanere in Lui. È lo Spirito quello che rimane. E poi va più avanti e dice, questo rimanere è lo stesso di rimanere nell'amore. Oh, che cosa bella sentire questo dell'amore. Ma guardate che l'amore di cui parla Giovanni non è l'amore delle telenovelle, No, è un'altra cosa. L'amore cristiano ha una qualità sempre. La concretezza. L'amore cristiano è concreto. Lo stesso Gesù, quando parla dell'amore, ci parla di cose concrete. Dare da mangiare agli affamati, visitare gli ammalati. Tante cose concrete, l'amore è concreto, la concretezza cristiana. E quando non c'è questa concretezza, si può vivere un cristianesimo di illusioni, perché non si capisce bene dove è il centro del messaggio di Gesù. Non arriva questo amore a essere concreto. È un amore di illusioni, come questa illusione che avevano i discepoli quando, guardando Gesù, credevano che fosse un fantasma.